a mano, Rino Gaetano. Raffaele, quell'altro microfono. Dai, balladino. È stata a finire, ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano si scioglie nel pianto, il dolce ricordo, sbagliato da te, ti fanno ridere, con te la nostra, non c'erano soldi, ma tanta speranza. Buonasera, buonasera dai microfoni di RDR Radio 1, sabato 22 gennaio 2022. Siamo in onda in diretta su RDR Radio 1, circuito Spreaker. E ci potete seguire anche attraverso gli altri circuiti che ci danno ponte, come il circuito Web Radio Associate, WayRay, che comprende Spotify Free, iHeartRadio, Google Podcasts, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Podchaser, JoSavn. E poi chiaramente ci seguite anche sugli altri canali alternativi, la pagina Facebook di Fracalcio Realtà di Original, piuttosto che la pagina ad essa collegata Amici cui piace Fracalcio Realtà, e poi anche il canale di Twitter e i canali di YouTube, lo storico Bis Riccardino 23 e il canale Spreaker di RDR di 1. E ancora tramite i circuiti di supervisione, chiaramente parliamo anche del circuito di radiovacanze.com, che ci presta il collegamento con le redazioni giornalistica e sportiva, il che ci fa comodo essere seguiti anche attraverso il circuito Spreaker per le altre stazioni aderenti al circuito, tra cui la storica stapparadio.it, che collabora con noi da diversi anni, e Regno dei Borboni 7 da Reggio Calabria, che si fa carico di seguire le altre due compagini calabresi militanti nel campionato di Serie BKT. Buonasera ad Antonio Milano, il taccuino 1 di Antonio Milano è quello dedicato al post di Como Crotone, una partita lunghissima determinata da tanta confusione, tanta rabbia negli ultimi minuti, con un'aggressività da ambo le parti e chiaramente anche delle azioni un po' discutibili, soprattutto con dei reclami abbastanza convinti da parte del Como, ma con delle azioni che poi sicuramente non hanno dimostrato attraverso il VAR piena lucidità di visione degli episodi contestati dalla squadra del Como. Primo turno, il 20° complessivo del girone di Serie BKT, Como Crotone non va oltre l'1-1, la decisione nel primo tempo con due calci di rigore, uno per parte. A metà del primo tempo, quello guadagnato da Alberto Cerri al 23° e manco 10 minuti più tardi, quello che chiaramente segnato da Mirko Maric porta il Crotone a pareggiare le sorti in campo. Gabrielloni, autore di due reti,
contestate e poi successivamente annullate. La prima, chiaramente, al suo debutto in campo di questa giornata, dopo nemmeno 30 secondi dal suo ingresso, e quella sul finire del tempo allungato ben oltre diciamo episodi discutibili, che nel frattempo vedono anche l'espulsione di Thomas Schiro, e quindi praticamente gli ultimi 3-4 minuti giocati agguerritamente dal Crotone in 10, che rivede un Crotone che rivede anche la presenza di Samuele Mulattieri, il suo bomber, praticamente, che ha avuto una super velocità nelle prime partite della stagione e poi non segna dalla partita contro il Pisa. Samuele Mulattieri, che è andato vicino al gol a pochi minuti dal suo ingresso. Ventesimo turno, primo del girone di ritorno, la squadra di Modesto schiera il primo innesto durante il primo tempo degli ultimi tre acquisti ufficializzati, tra cui Awa, Teodofilus Awa, già Modesto conosceva nella precedente stagione contro il Pro Vercelli, la Pro Vercelli, e da cui proviene praticamente questo giocatore che ha fatto vedere belle cose nel primo tempo e che è al suo debutto ufficiale. Durante il finale del secondo tempo abbiamo assistito anche al debutto ufficiale di Snake, proveniente dalla Venezia, con anche esperienza nelle serie superiori, e in panchina si vedeva anche Serpe, in provenienza dalla Genoa. Questi i tre giocatori schierati da Francesco Modesto nella partita di quest'oggi. Appunto, ventesimo turno, primo del girone di ritorno, che vedeva il seguente programma con l'anticipo di ieri, esattamente tra Parma e Frosinone, giocato alle 20:30 di ieri sera, è terminato 1-0 per quanto concerne il Frosinone, che ha visto praticamente la rete segnata da Ciccerelli al 72esimo su assist di Novakovic. Poi nelle partite di quest'oggi delle ore 14, Cosenza 1, Ascoli 3, Alessandria 2, Benevento 0, Como 1, Crotone 1, Spalla Pisa 0-0, Monza 1, Regina 0, Brescia 1, Ternana 1. Alle 16:15 scenderanno in campo Perugia Pordenone, e si riparte domani alle 16:15 con la Nerossi Vicenza Cittadella, per terminare il programma alle 18:30 con Lecce Cremonese. In funzione dei risultati appena annunciati, Pisa 39 punti, Brescia 38, Benevento e Cremonese e Monza a quota 35, Lecce, Frosinone, Paiate a 34 punti, Ascoli 32, Cittadella 29, Perugia 28, Como 26, una situazione un po' più tranquilla rispetto al Crotone, poi Ternana 24, Parma e Regina quota 23, Spalla quota 22, Alessandria 20,
Cosenza 16, il Crotone guadagna il punto che lo porta a smuovere la classifica a quota 12. In basso alla classifica Pordenone con 8 punti e la Nerossi Vicenza a quota 7 punti. Sentiamo le parole della vigilia di mister Modesto per il taccuino di il taccuino 1 di Antonio Milano per il posto appunto di Como Crotone. E poi torneremo di nuovo in diretta per commentarvi chiaramente le formazioni, poi dare la linea prima della seconda parte ed entrare nel vivo delle azioni più salienti che hanno caratterizzato il match tra Como e Crotone. Buongiorno e ben ritrovati, conferenza pre-gara di mister Modesto. È a disposizione delle vostre domande, una domanda a testa, iniziando da Vincenzo Montalcini, il quotidiano del Sud, FC Radio. Buongiorno, buongiorno mister. Buongiorno. È una partita dalle tante incognite, perché avete iniziato a lavorare in gruppo solamente ieri, e c'è stata insomma questa situazione del Covid, ma c'è un reparto più degli altri che ha particolari problemi, o diciamo che da un punto di vista globale sei coperto abbastanza tutte le parti? No, ma il problema nasce proprio dal rientro della squadra, dove noi dal 2 di gennaio, dopo che la maggior parte dei giocatori sono rientrati a casa, hanno il Covid, li ha fermati dentro casa. Chi è potuto rientrare, solo con 8-9 giocatori siamo riusciti a lavorare costantemente, poi con gli altri aggregati, con qualcuno dei ragazzi un po' più giovani siamo riusciti a fare qualcosina, ma come hai detto tu, su tanti reparti abbiamo qualche problema, ma penso che poi dopo chi ha lavorato di più e bene farà parte di questa gara più chi deve entrare. Naturalmente le difficoltà ci sono, però dobbiamo fare di necessità virtù, dobbiamo essere bravi e consapevoli che il campionato inizia domani con una partita molto importante per noi. Queste le parole di Modesto, diciamo per motivi di tempo logicamente abbiamo ridotto alla prima delle interviste di questa conferenza stampa. Torniamo ancora in diretta a commentarvi Como Crotone, un Crotone condizionato dalla presenza di 11 giocatori positivi alla Covid, che chiaramente hanno condizionato anche le decisioni della Lega di rinviare la settimana scorsa 3 partite del 18° turno, tra queste Parma-Crotone che sarà recuperata in base al calendario della Lega, salvo ulteriori decisioni dell'ultimo momento, il 30 di gennaio. Queste le formazioni praticamente scelte dai due allenatori, Giacomo Gattuso per quanto riguarda il Como e Francesco Modesto per quanto riguarda il Crotone. Per il Como, la squadra lombarda schiera Facchin, Scaglia, Varnier, Arrigoni, Cagnano, Iovine, Bellemo, Massimiliano Gatto, Peli, Alberto Cerri e Lagumina. A disposizione di mister Gattuso, Solini, Liozzi, Ioannou, Zanotti, Cabasci, Zito, Bertoncini, Gabrielloni, Bolchini, Bovolon, Allievi e Blanco.
Per quanto concerne la squadra decisa da Modesto con i vari rimaneggiamenti, Marco Festa tra i pali, Santiago Visentin, Simone Canestrelli, Giuseppe Cuomo, Vasile Mogos, Marco Sala, Teodofilus Awa, il primo degli innesti dell'ultima fase di mercato, che è ancora in evoluzione per quanto concerne le trattative in corso. Si attendono novità dell'ultimo minuto. Poi Pasquale Giannotti, Giuseppe Borello, Thomas Schirò e Mirko Maric. Verso l'addio al Crotone, comunque in panchina a disposizione di mister Francesco Modesto, Gianluca Saro, Paz d'Aprile, Samuele Mulattieri, Tutti Schinas, Nikita Contini, Milos Vulic, Luis Rocas, Snack e Serpe. Questi i due, gli ultimi dei tre acquisti ufficializzati dalla Crotone, mentre ci si attende delle novità che vengono dal mercato sulle ultime definizioni dei giocatori che erano a buon punto, a un passo dall'acquisto. Luca Calapai è uno dei giocatori su cui purtroppo anche la situazione della Catania in evoluzione ha condizionato il perfezionamento dell'acquisto, e poi anche per quanto concerne le novità in uscita da parte del Crotone per quanto riguarda Molina, già ufficializzata l'uscita, e invece si attende per quanto concerne Ahmed Ben Ali, a un passo dal Brescia, era praticamente l'ultima trattativa in atto. Si attendono notizie per quanto riguarda le cessioni, comunque una delle quali già ufficializzata, l'addio di Gonfred Donsa, e poi O'Day verso il ritorno al Sassuolo, e altri possibili riavvicinamenti per il ritrasferimento al Crotone di Golemic. Mentre per quanto concerne, rimandiamo alla seconda parte, diamo la linea alla redazione giornalistica e sportiva da Napoli e poi di nuovo qui in diretta per commentarvi le fasi salienti di Como Crotone, ventesimo e anche primo turno del girone di ritorno del campionato nazionale di Serie B KT.